Anzitutto vorrei ringraziare la presidente dell'Associazione Giardino Corsini, l'amica Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani, che anche quest'anno, direi anche quest'anno, perché l'impegno per la realizzazione di Artigianato e Palazzo è un impegno notevole dal punto di vista non solo economico, ma organizzativo, direi, di relazioni, di preparazione, di programmazione. E ogni anno, a causa anche delle difficoltà economiche, è sempre una gara con il tempo e con le incertezze dei finanziamenti. Sono lieto di partecipare a questa conferenza stampa anche per annunciare che per la prima volta, se non sbaglio, il Comune di Firenze, oltre a patrocinare l'evento e a sostenerlo da un punto di vista istituzionale, darà un contributo economico, un piccolo contributo economico, però per noi significativo, visto che la situazione del bilancio è una situazione difficile. Tutti sanno che abbiamo dovuto approvare il nuovo bilancio del 2010 con importanti ridimensionamenti di alcune voci di spesa, e questi hanno riguardato anche il settore della promozione economica, il settore del turismo, oltre che ambiti legati al funzionamento alle politiche pubbliche. Questo anche per far fronte alla riduzione della voce delle multe. Volendo incassare meno risorse dalle multe, abbiamo dovuto tagliare su altri fronti. Va bene, comunque, ecco, nonostante questo contesto, abbiamo ritenuto che però in alcuni casi bisogna anche avere la forza e il coraggio di fare delle scelte, e per quanto riguarda Artigianato Palazzo abbiamo voluto dare un segno anche concreto, oltre a quello del sostegno istituzionale. Ci auguriamo che possa essere l'inizio di una collaborazione ancora più forte, che possa proseguire anche nei prossimi anni. L'interesse verso questa bella manifestazione ovviamente ha anche radici legate al ruolo dell'artigianato nella nostra città. Non c'è dubbio, questo lo sappiamo tutti, e ogni volta che ci ritroviamo qui nel giardino Corsini discutiamo sempre con gli operatori, con i protagonisti, con i tanti artigiani della nostra città, delle problematiche legate all'internazionalizzazione, all'innovazione nell'artigianato, alla necessità di mantenere i livelli di qualità della produzione. E quindi dal nostro punto di vista questa edizione, questo evento rientra in un mosaico di eventi di qualità che si tengono nella nostra città sul tema dell'artigianato. Non è l'unico, non sono pochi, non sono neanche tanti, potrebbero aumentare le iniziative che riguardano questo settore, per un semplice motivo: perché l'artigianato a Firenze è un filone vivo, presente, attuale dell'economia della nostra città, molto più di quanto non lo sia in tante altre realtà, non solo italiane ma internazionali. L'artigianato è una componente essenziale, attuale, reale direi, concreta dello sviluppo economico della nostra città, e per questo abbiamo messo tra i punti fondamentali della promozione economica di Firenze il settore dell'artigianato. Lo abbiamo fatto aprendo il SAM, che è il centro nell'Oltrarno, ne abbiamo parlato in varie occasioni con Francesco, con Neri Torrigiani. Nell'Oltrarno, questo conventino che è stato recuperato l'anno scorso, oggi ospita 6 nuovi artigiani, ne ospiterà di nuovi. Lo abbiamo fatto lavorando con alcune botteghe dell'Oltrarno per dare loro più spazio, più visibilità. Lo stiamo facendo anche con il mondo del commercio, per imporre la cosiddetta filiera corta nei nostri mercati turistici, affinché i mercati turistici di Firenze, mercati ambulanti, non siano luoghi dove si vende di tutto, dove si è persa l'identità, luoghi che hanno poco a che vedere con la nostra storia e anche con l'economia della nostra città, ma siano le prime vetrine dei prodotti artigianali del nostro territorio.
Questa è un po' la filosofia della filiera corta, fare in modo che nei mercati storici della nostra città, a cominciare da San Lorenzo, Porcellino, San Firenze, Santa Croce, si possano trovare e acquistare prodotti che sono pensati e realizzati nel nostro territorio, anzitutto dagli artigiani. E che è anche da questi aspetti che possiamo dare un aiuto concreto ai tanti artigiani che operano nel territorio e che magari non hanno il vantaggio che può avere il mio amico Vanni, che ha una bellissima bottega in una delle aree più magari frequentate della città e che forse hanno una bottega in periferia piuttosto che in un comune della provincia e non hanno quelle capacità economiche o comunque non hanno quegli strumenti per poter essere visibili anche ad un pubblico internazionale oltre che a un pubblico turista. Quindi dobbiamo lavorare molto sul rapporto tra commercio e artigianato, perché non serve a niente avere degli ottimi artigiani ma poi non avere un sistema commerciale della città che sia pronto a dare visibilità e a distribuire e a vendere questi prodotti. Questo è uno dei punti su cui noi abbiamo incentrato l'azione dell'amministrazione. E poi sono molte altre le cose che abbiamo in ponte, non voglio però rubare spazio a questo evento che è protagonista di questo maggio che comincia con la pioggia, ma siamo sicuri che finirà con il bel tempo, anzi mi pare che le previsioni siano almeno su weekend. Vabbè, non diciamo niente, ci affidiamo al destino da questo punto di vista. Comunque sicuramente un'edizione ricca anche in questo caso, come ha detto Giorgiana Corsini, perché ci saranno i consueti 80 maestri dell'artigianato, non solo fiorentini, non solo italiani, ma anche stranieri, e che trasformeranno questo spazio in uno dei palcoscenici più affascinanti della città, in uno dei mesi più belli di Firenze, perché il maggio di Firenze è davvero uno dei mesi più ricchi di eventi, ma soprattutto piacevoli per l'amitezza del clima e per questa città che insieme ai giardini sboccia in ogni angolo, nei palazzi, nei chiostri, nei tanti luoghi che Firenze è in grado di offrire. Ed è bello che sia proprio Artigianato e Palazzo a dare il là a questo calendario di attività e di eventi che in molti settori attraverseranno la città. Da parte nostra c'è tutto il sostegno e anche la gratitudine verso gli organizzatori e promotori di questa manifestazione, oltre ai copromotori, anche agli altri soggetti istituzionali che sono qui presenti con i quali ci congratuliamo. In bocca al lupo e davvero buona fortuna ad Artigianato e Palazzo. Grazie.